Il gran finale della seconda edizione di Stile Artigiano dedicato alla bellezza non poteva essere che dedicato alla moda. Preziosa eleganza è il titolo della sfilata dedicata alle creazioni di alta qualità degli artigiani liguri, artigiani che hanno portato in passerella le nuove collezioni autunno-inverno. Alcune delle protagoniste della serata raccontano lo stile e la tradizione delle maison liguri. Di famiglia, la fondatrice dell'attività è mia mamma che lavora tuttora e io e mio fratello abbiamo preso le redini dell'azienda che praticamente è in piedi da 50 anni, è un'azienda artigiana, e produciamo cashmere, filati naturali, le fibre più pregiate, completamente made in Italy. Abbiamo all'interno della nostra azienda l'intero ciclo produttivo, per cui riusciamo a dare un servizio ai clienti, oltre che la qualità, anche un discorso di servizio, di riordini, di riassortimenti, che è una cosa molto richiesta, che è quello che ci mantiene, molto bene sul mercato. Siamo molto contenti perché apparentemente ci si sta risollevando dalla crisi che ha colpito direi tutti, compresi noi, però quest'anno abbiamo venduto molto di più, abbiamo una continua richiesta di riordini, i clienti sono molto soddisfatti, i nostri due marchi stanno andando molto bene, sia quello storico Liapul che è il marchio classico, che è lo stesso del nome dell'azienda, che è il marchio più grintoso, più trend, che è Avantois, che è un marchio molto ricercato a livello mondiale, direi. Resiste alla concorrenza puntando tutto sulla qualità del Made in Italy. È questa ricetta di Liapul Kashmir, azienda artigiana genovese di filati di cashmere. Noi abbiamo cercato di tenere duro, di non fare come hanno fatto in tanti, di andare a farsi fare le maglie là, perché abbiamo voluto mantenere, intanto si troverebbe sempre qualcuno che lo produce a un prezzo inferiore, noi abbiamo privilegiato il discorso qualità e direi che fino ad ora siamo stati premiati. Noi esportiamo in Cina, non importiamo. In passerella anche le pellicce. Maria Grazia Figuccio, titolare della pelliceria Grazia di Genova, racconta il suo percorso nell'attività artigiana. Quindi ho iniziato addirittura da mettere la fodera alle maniche, poi si inizia, il lavoro lo facevano sempre vedere, quindi sono diventata una foderatrice. Dalla foderatrice sono passata sempre più avanti alla pellicciaia, alla stilista, a fare i modelli. E poi mi sono trovata con la ditta grossa che era Pastore, che aveva 100 anni, che lui è mancato, mi sono trovata con, diciamo, con questo mestiere tutto in mano, un bellissimo, diciamo, laboratorio che faccio proprio le cose che mi piacciono. La mia clientela è genovese, è milanese, Torino, è un po' mista, diciamo, sempre del nord comunque. A impreziosire abiti e pellicce anche gioielli realizzati dalla giovane Elisabetta Comotto del laboratorio orafo genovese Uscagno di Fravegli. Elisabetta, 24 anni, da sette nella professione artigiana, spiega come si diventa orafi Bisogna avere tanta manualità, tanta fortuna, soprattutto io penso di essere stata una persona fortunatissima a trovare queste persone che mi hanno insegnato e purtroppo non c'è tanto sbocco proprio a livello di aprirsi un laboratorio piuttosto che comunque essendo un po' testardi, diciamo, si può arrivare anche a esporre e fare le proprie cose. Sì. Nei gioielli di Elisabetta lo stile sforzo etrusco e moda contemporanea si fondono assieme. Sforza che comunque è ancora molto presente nei miei gioielli, questo oro etrusco, questa lavorazione antica grezza, poco rifinita, quindi si lucidano solo i rilievi, rimane molto opaca, è bella anche da vedere, mettendola su linee comunque un po' più fresche, un po' più giovani. E poi sicuramente unisco l'oreficeria tra virgolette classica, quindi mettendo dell'oro lucido lo unisco spesso alla lavorazione sforza per unire le due cose appunto.